Saluti al tifo più grande d'Italia e del mondo. Siamo tornati. In questo video avremo alcune informazioni da condividere con voi. In cambio, ti chiedo di premere il pulsante di iscrizione e mi piace. Facendolo, ci aiuterai molto. Finalmente, Moise Kean si è pronunciato sull'incresciosa situazione del suo gol annullato nell'ultima partita. L'attaccante italiano, sui suoi social, ha commentato l'argomento nel seguente modo. Moise Kean ha scritto, «I truffatori non si fermano, continuano». Beh, per ricordare, il giocatore della Juve ha avuto un gol annullato nel secondo tempo della partita contro il Verona, per aver presumibilmente dato un gomito a Marco Davide Faraoni. Ma in un video diventato virale sui social, si vede il giocatore del Verona inginocchiato mentre Kean segna il gol. Quando si accorge che il gol è avvenuto, il giocatore del Verona si è sdraiato a terra, chiaramente fingendo un infortunio. Questo argomento ha dominato i social negli ultimi giorni e l'ex arbitro Graziano Cesari ha anche analizzato i due gol annullati e ha espresso il suo punto di vista. L'offside semiautomatico è un fatto oggettivo, non importa la distanza. Conta anche lo scarpino, conta anche la parte della scarpa, contano quei pochi centimetri oltre al difensore del Verona. Hanno detto che la discussione sulla luce non può essere introdotta, è un dato metrico. Riguardo al secondo gol annullato, Graziano Cesari ha detto, la forza del movimento non è così intensa da interrompere questo tipo di azione. Non c'è violenza in questa situazione, anche se certamente non è un'immagine bella. Darò la mia opinione. Secondo me, l'arbitraggio dell'ultima partita è stato semplicemente ridicolo. La Juventus avrebbe dovuto vincere per 3 o 4 gol, ma a causa dell'arbitraggio è uscita con un risultato che non rappresentava ciò che effettivamente è stato il gioco. Semplicemente ridicolo. Siamo stati derubati ancora una volta.